Tutti, eccoci qua. Lo so che dico sempre che la faccio breve, poi non la faccio mai breve. Stavolta la faccio breve per davvero, ma solo perché tra 10 minuti devo andare a un appuntamento e quindi dovrò per forza chiudere rapidamente. Era soltanto per darvi un saluto. Ciao Superfluido, ciao Patrizia, ciao Dalia, ciao. Non riesco a vedere tutte le. Ah, anche Nemoravi, perbacco. Adesso quindi so che devo farla assolutamente corta perché sennò mi tani immediatamente. Anche Renata, che ieri non è venuta purtroppo a vedere Sherlock. Noi ci siamo molto divertiti. Vabbè, è una cosa decisamente nerd, Sherlock, più questo speciale natalizio della serie in sé. Lo speciale gioca moltissimo su un passaggio costante tra il presente e il passato tramite la dipendenza da sostanze stupefacenti di Sherlock Holmes, che tanti non ricordano, ma chi ha letto i libri invece ben ricordano. Ed è, vabbè, un divertimento intelligente, forse un po' compiaciuto, e che però la cui visione non può prescindere dalla conoscenza della serie precedente. Questo può essere un problema. Non andate a vedere Sherlock e la sposa abominevole, l'abominevole sposa, se non conoscete un po' la serie precedente. Sono 9 episodi, ciascuno un lungometraggio, quindi ecco, come sta facendo Nemoravi, vedetevela prima, perché altrimenti capace che non solo non capiate moltissimo, ma non siate in grado di apprezzare l'operazione, che comunque è assolutamente divertente. E sta andando molto bene come incassi, cosa abbastanza sorprendente per una produzione televisiva. Saluto e ringrazio i nuovi acquisti. Ieri abbiamo superato i 1.000 follower. Gli ultimi due sono uno che si chiama, boh, un altro nome russo che sembra Roma, e poi c'è Alfabeto e Gina Powell, che però mi sa che è un altro di questi account pseudoporno. Sì, I am with my girlfriend, love, sì, vabbè, insomma, è un altro spam sexy, però vabbè, sono sempre icone piacevoli da guardare. E naturalmente, sì, certo che saluto i vecchi, ma se mi metto a elencarli tutti con 1.000 Alex, finiamo la giornata. Per cui, no, vado velocemente su quello che c'è oggi. Allora, in questo momento sta andando avanti Quiz Show, che già è cominciato da un po' di tempo, quindi, ed è l'ultimo passaggio, quindi spero che ve lo siate acchiappato a suo tempo. Era un bel film sulla perdita dell'innocenza televisiva e forse anche sulla sopravvalutazione sulla sopravvalutazione della televisione, sul prenderla sul serio quando in realtà si tratta di spettacolo, sullo scambiare la televisione con la realtà. Forse il miglior film diretto da Robert Redford. Quali competenze bisogna avere per fare il nostro lavoro? Bisogna avere le nostre, cioè saperne di cinema, che non vuol dire vedere soltanto certi film, ma cercare di vedere tutto. Ecco, grazie, grazie. Sì, poi di questo poi parleremo nel pomeriggio. Però sì, c'è un film di François Ozon che in televisione non è mai passato, anche se lo danno in questo periodo su Netflix, e che è Nella casa. E abbiamo per la prima volta in prima serata da un sacco di tempo sul Lago Dorato, che è il film con cui Henry Fonda alla fine beccò l'Oscar da tanto tempo agognato. Lo vinse anche Katharine Hepburn, adesso non mi ricordo. Comunque, che era un'operazione molto di famiglia, che all'epoca io devo dire non ha mai affatto, però forse sarebbe il caso di rivederlo un po' in prospettiva, perché poi all'epoca ero un teenager spocchiosetto, per cui queste cose di sentimenti a priori mi stavano un po' sulle scatole. Al volissimo, il giorno più corto, che è il nostro omaggio a Franco e Ciccio di questa giornata, è in realtà un film, lo dicevamo ieri sera, con 88 attori importanti in piccoli ruoli. Tutti, e questo confermo quello che dicevo ieri sera, sono andato a cercarmelo, parteciparono sostanzialmente a gratis per salvare Lombardo, Goffredo Lombardo, che era il patron della Titanus, che stava rimettendoci anche la camicia in seguito ad alcuni film particolarmente costosi e non adeguatamente fortunati al botteghino, come il Gattopardo. Ciao Agrippa Puzzona, mi piace tantissimo il tuo nickname, benvenuta. Per cui, tanto per darvi un'idea, ci sono in questo film Totò, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Walter Chiari, Aldo Walter Chiari, Fabrizi, Aldo sì, Fabrizi. un bel lapso, Sugo Tognazzi, Edoardo De Filippo, Buongiorno. Peppino De Filippo, Buongiorno. Stelvio Rosi, vabbè, Stelvio Rosi chi era? Paolo Panelli, Erminio Macario, Nino Taranto, Gino Cervi, Annì Girardò, Gabriele Ferzetti, Philippe Leroy, Medeo Nazzari, Renato Salvatori, Anouk Aimée, Giuliano Gemma, Massimo Girotti, Mario Girotti, quindi Terence Hill, Nino Castelnuovo, Luciano Salcer, Aroldo Thieri. Agrippa, attenzione, stai facendo un sacco di caciara, per favore, non fare così. No, 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 non voglio sapere di chi Sì, sono il perché figlio, appunto non l'avevo arrivederci. visto, non l'avevo visto.
Ted Direno, Alberto Lupo, Gordon Scott, Massimo Serato, Scilla Gabel, ma vabbè, insomma, c'era veramente chiunque. Per cui è una parodia del giorno più lungo, invece che nella seconda guerra mondiale, ambientato nella prima guerra mondiale, è un film comico, ma soprattutto una grande passerella di persone che cercavano di dare una mano a un produttore in difficoltà. Poi c'è L'uomo dalla maschera di ferro, che qualcuno forse avrà visto ieri nel pomeriggio, una versione televisiva BBC con Richard Chamberlain, abbastanza ben confezionato, lo proponiamo abbastanza presto. Alle 2 la replica del nostro film di prima serata di ieri sera, che ancora non so come è andato perché gli ascolti non sono arrivati, arriveranno quando sono già fuori da questo ufficio, però Cena tra amici, film, come sapete, tutto di parola e interpretazione sul dibattito tra amici e parenti su se sia lecito chiamare un figlio Adolfo, cioè lo stesso nome di Adolf Hitler, oppure no. Film rifatto recentemente in Italia da Francesca Archibugi, con risultati comunque niente affatto spregevoli. E visto che siamo in Francia, proseguiamo in Francia con French Kiss. Questo è l'ultimo passaggio della commedia romantica con Meg Ryan e Kevin Kline, che faceva il francese proprio nel Kevin film. Kline faceva il francese Faceva il francese, spesso e in volentieri, un Kevin Kline. Sì, così. così poi Nemoravi, e lui è che mi Volevo allunga la. solo dire due cose. Kevin Kline faceva il francese, così come aveva fatto l'italiano, in un brutto film di Cassin, molto di qualche anno precedente, che si chiamava Chiamerò Chiamerò fino fino ad ad ammazzarti, ammazzarti. saremo cugini per 15 giorni. Ecco, sì. Però in questo film invece questo tentativo gli riesce molto bene, fa un francese credibilissimo, divertente, simpatico, un po' abrasivo. Volevo dire una cosa su. Potete apprezzarlo se volete vedendo il film in versione Versione originale, col doppio originale. audio, cioè potete, e la stessa cosa vale per Cena tra Ecco, amici. invece per Sul lago dorato questa sera, poi tu ne riparlerai nel pomeriggio, noi Con abbiamo te. un promo nel quale le immagini non sono proprio deliziose, invece la copia che trasmettiamo è molto Ah sì, bella. questo è importante perché il promo è stato fatto con una copia Eh sì, non per proprio motivi delle migliori, tecnici, non questo è so un che. eufemismo. Invece la copia è un 16 È noni, un bel, sì. un bel 16 noni e ricordiamo con questo film il direttore della fotografia, che è stato uno dei grandi direttori britannici, si chiamava Billy Williams, e in questo film credo che sia stato candidato all'Oscar, non so se l'abbia ricevuto, comunque è stato un film che. Avevi ragione tu, quello che dicevi tu prima era esatto, questo film non era indirizzato a un pubblico giovanile, era Sì, indirizzato c'era ovviamente a un già una pubblico di. nostalgia, un vedere i vecchi Esattamente, leoni noi che. eravamo molto giovani nel 1981-82, quindi ci è passato sopra la testa, o sotto il radar, come si dice in gergo, e No, no, io lo invece vidi proprio al centro del bersaglio, cioè era il tipo di film che io che detestavo e detestavi, che sì, ma mi pregiavo di odiare. anch'io l'ho evitato, ecco. E Sì. invece è un film delizioso in modo non lezioso, Sì, quindi è un sì, sì, film sì, sì. de. Io mi ricordo che scrissi, già scrivevo le recensioncine su un quadernino, dissi quella melassa musicale che Dave Grusin chiama musica, mentre invece era una colonna sonora Veramente molto un po' cattivo. bomba. Vabbè, ma sai, quando uno è piccolo capisce che la cattiveria cioè, tende a sopravvalutare la cattiveria. Esatto. Questa sicuramente.